Desidero scusarmi per il ritardo nell'inizio, ma ahimè è il primo evento di una serie di iniziative che questa università, la Giustino Fortunato, sta iniziando a rappresentare nella città di Palermo. Ringrazio tutti i partecipanti presenti, in modo particolare i relatori, il professore Sinagra, che considero mio maestro, e il sostituto procuratore della Repubblica Orazio Longo, e l'avvocato Vecchio, Edoardo Genovese, docente presso la scuola del Corpo di Polizia Penitenziaria, e i colleghi che si collegheranno telematicamente da Benevento, il professore Fabrizio Corona, il nostro magnifico rettore che ci darà un saluto, il professor Angelo Scola, e così anche il professore Francesco Pira dell'Università di Messina. Ho voluto iniziare questo inizio di attività volte alla divulgazione di problemi giuridici perché avevamo pensato di spostarlo in avanti dopo le vacanze estive, però ho preferito iniziare da subito perché questa università potesse farsi conoscere e potesse essere presente in quel contesto divulgativo accademico. E inizio subito col cedere la parola al primo relatore. E noi alterneremo una relazione così telematica e una residenziale. E desidero intanto porgere il saluto al consigliere dell'Ordine degli Avvocati, il consigliere Sino, che rappresenta anche il presidente, che è rimasto a Roma impegnato per delle attività assunte, così come quella del professore Lagalla, che passerà più tardi per un breve saluto, si scusava non essere all'inizio delle attività di questa giornata di studi qui tra noi. Consigliere, prego. Grazie a tutti, grazie soprattutto all'Università per l'invito che Giustino Fortunato ci ha rivolto. Volevo portare gli omaggi del Presidente del Consiglio dell'Ordine, purtroppo per motivi lavorativi è bloccato a Roma, tornerà più tardi, vedete, forse proverà per lui a passare a lavoro in corso, cioè, problemi di orario, di aereo, quindi non riusciva a garantire la presenza e quindi sono venuto io. Tra l'altro vi porto anche i saluti per quanto riguarda Agius, con cui già altre volte abbiamo avuto la possibilità, l'occasione di collaborare. Volevo augurarvi, quindi collaborare senza rubare molto altro tempo, e farvi complimenti per la tematica scelta, ovvero si tratta di tipologie di problematiche che riguardano chiaramente il mondo del diritto, ma soprattutto quello che oggi è il mondo dei social, il mondo di internet, le maggior porn, l'incitamento all'odio, così come le fake news, chiaramente sono un problema che col passare del tempo diventeranno sempre di maggiore attenzione. Quindi questi momenti di riflessione anche giuridica su questi problemi che al giorno d'oggi occupano sempre di più le pagine di cronaca, purtroppo insomma diventano momenti di sicura crescita professionale. Quindi vi auguro buon lavoro, diciamo buona prosecuzione dell'attività odierna. Grazie mille. Grazie. Incorre l'obbligo di scusarmi per non aver ringraziato l'Associazione dei Giuristi Siciliani, ma ahimè questo convegno nasce proprio per una mia presa di posizione con dei tempi strettissimi e non mi ha permesso di avere oggi una scaletta che mi permettesse di... quindi mi sto affidando alla mia memoria. E do immediatamente la parola all'amico e collega
Daniele Vecchio per iniziare ad aprire le relazioni residenziali e presenterà una relazione che inquadrerà la normativa vigente e la sua evoluzione. Daniele Vecchio è un avvocato del Foro di Palermo, mi assiste nella cattedra, quindi in quelle attività universitarie da oltre 10 anni, noi diciamo sempre 10 anni, ma ahimè, credetemi, il tempo scorre inesorabile e l'altro giorno ci rendevamo conto che siamo andati oltre i 10 notevolmente. È un giovane avvocato brillante e affido alla sua prima relazione l'aprire gli aspetti delle tematiche giurisprudenziali e sociali di questo tema che oggi diventa realmente di interesse, anche perché, ripeto, abbiamo una società che ha una evoluzione, ma ahimè, sugli aspetti etici e spesso anche per me credente confessionali e morali ha un'involuzione. È stato quindi da parte del legislatore necessario individuare dei paletti che così proteggono la libertà delle azioni che investono tutti quegli aspetti che sono al confine, noi diremmo ultra borderline, in tematiche indicate anche alle sfere della sessualità oppure delle aggressioni o per quei mezzi di comunicazione che oggi sono i social. Do la parola al collega, grazie. Sì, grazie. Professore, buonasera a tutti. Come accennato poc'anzi, diciamo, abbiamo immaginato questa serie di appuntamenti atti a investigare il tema e il rapporto della tecnologia con il mondo del diritto. Una relazione che l'epoca contemporanea, diciamo, rende sempre più, come dire, incisiva ed evidente nella vita, insomma, sia degli operatori del diritto, ma un po' di tutti coloro i quali per un motivo o per un altro si trovano ad avere esperienza dell'uso delle tecnologie, quindi praticamente ormai tutti, ma anche chi per un motivo o per un altro viene in qualche modo coinvolto in esperienze giuridiche o con torto collo che lo costringono a fare esperienza anche delle aule di tribunale. Diciamo, le diapositive che vedrete purtroppo avranno qualche immagine, difetto di visualizzazione, perché proprio alla fine abbiamo avuto qualche problema di coordinamento del proiettore con il PC, che è un po' un paradosso visto che parliamo del rapporto tra le nuove tecnologie, dico, siamo però, questo è il bello della diretta. Diciamo, la relazione che io presenterò ha alcuni obiettivi fondamentali, che è quello di analizzare un po' il fenomeno del revenge porn, così per come viene ormai definito più giornalisticamente che dal punto di vista giuridico, cercare di comprendere brevemente quali possano essere le ragioni della crescita esponenziale di un fenomeno che ormai, diciamo, coinvolge sempre maggiormente i media e le cronache quotidiane, e investigare anche su una questione terminologica che pare essere oggi oggetto anche di un ripensamento dei legislatori, perché partendo, diciamo, da quelle che sono state le esperienze soprattutto dei primi ordinamenti giuridici che hanno introdotto delle normative, diciamo, di riferimento, penso a Malta, ma anche al Regno Unito, ma anche agli Stati Uniti, si è iniziato a comprendere come l'espressione revenge porn, per quanto, diciamo, giornalisticamente dotata di un certo appeal, di fatto dal punto di vista operativo riesce a creare delle difficoltà concrete e una sorta di depotenziamento delle potenzialità applicative appunto della norma. In Italia vedremo come si è, da una serie di fatti di cronaca che hanno coinvolto personaggi più o meno noti, che a loro spese, dico, hanno pagato il prezzo di una
notorietà, come dire, passiva, si è iniziato a parlare di questo fenomeno e il legislatore sta, diciamo, operando in qualche modo per creare una norma ad hoc che per la verità si colloca all'interno di quello che è noto come il panpenalismo, l'ipertrofia del diritto penale, all'interno quindi di un contesto normativo che comunque anche oggi consente di rendere, diciamo, applicabili alcune normative esistenti al fenomeno per come appena descritto. Dicevamo inizialmente che è un fenomeno trasversale, scorreranno alcune diapositive che purtroppo magari non saranno perfettamente visualizzabili. Io non vedo quello che succede alle mie spalle, se qualcuno potrebbe di qualche accenno, si vede qualcosa? Sì, sì, immagino di sì. Diciamo è un fenomeno trasversale che riguarda sia personaggi appartenenti in qualche modo al mondo dello star system, sia personaggi della vita comune. Riflettevamo con il mio amico relatore qui accanto a me come questa trasversalità, sia diciamo dal punto di vista del sesso, del soggetto passivo, delle condotte che chiamiamo delle leggi povere, sia in relazione a quella che è la più o meno notorietà del soggetto, possa avere degli effetti totalmente differenti in capo alla vittima. Se pensiamo per esempio al caso più o meno noto della showgirl Belen Rodriguez, o che era stata, diciamo, vittima di una disclosure sulla rete, di un filmato che la ritraeva in un rapporto sessuale con un suo ex partner quando ancora era, diciamo, minorenne, oppure ancora al caso dell'altra showgirl, soggetto, adesso giornalista sportiva, Diletta Leotta, che ha subito, diciamo, l'hackeraggio del proprio cloud in cui aveva conservato, lei pensava tranquillamente, delle foto che la ritraevano, insomma, in cose ammiccanti, se non addirittura, diciamo, del tutto priva di indumenti. Capiamo come, diciamo, questi personaggi che sono abituati ad una sovraesposizione mediatica, se da un certo punto di vista possono potenzialmente subire un danno d'immagine maggiore rispetto al quisque del popolo, in realtà posseggono una capacità strutturale di meglio governare questa diciamo, sovraesposizione, ulteriore sovraesposizione mediatica. Diciamo, in pieno contrasto con queste esperienze si pone per esempio il caso tristemente noto di Tiziana Cantone, che è vittima di un insieme di, diciamo, condotte illecite poste in essere anche questa volta dall'ex partner, non ha retto la pressione psicologica dettata appunto dal vedere sulla rete e diventare virale un filmato che la ritraeva, diciamo, durante l'attività sessuale con l'ex partner, ed è arrivata, diciamo, a compiere il gesto del suicidio. Di recente, anche qui in Sicilia, un artigiano vittima di un tentativo di sextortion, cioè di estorsione a sfondo sessuale, anche lui, diciamo, ha dovuto alla fine scegliere, pur di evitare, diciamo, la gogna mediatica, il suicidio. Caso diametralmente opposto è quello di Bella Thorne, la quale invece, diciamo, una volta scoperto l'hackeraggio del proprio profilo Snapchat, per non rendersi vittima di una condotta di sextortion, ha deciso lei stessa di operare una piena disclosure sul proprio profilo Twitter delle foto che le erano state sottratte, e quindi annullando di fatto la minaccia della diffusione virale da parte del soggetto attivo di questa condotta illecita. Il fenomeno, diciamo, come dicevamo all'inizio, è un fenomeno in rapida ascesa, e come vedete, diciamo, dall'immagine che appare sotto il titolo del
prossime slide che vedremo, parte di questa rapida ascesa è legata ad una diffusione a macchia d'olio delle nuove tecnologie. A ben riflettere, infatti, diciamo, dal punto di vista così artistico, letterario, l'eros, un po' in genere l'attività sessuale, è sempre stata fonte di grande ispirazione sia artistica che letteraria. Quello che pare essere, diciamo, fortemente mutato è il contesto di contorno, dettato probabilmente da una iperconnessione che consente, diciamo, dei fenomeni di diffusione, ma anche di produzione di materiale genericamente definito come pornografico, che, diciamo, facilita l'ascesa di questo fenomeno. L'interesse delle nuove tecnologie in qualche modo è sempre stato collegato alla pornografia. In questa slide, diciamo, dal punto di vista così sociologico, si notano quali sono le ragioni per le quali normalmente si fa ricorso alla pornografia. La necessità o il desiderio di eccitarsi sessualmente, non solo, diciamo, nella pratica autoerotica, ma anche da condividere con il proprio partner, la possibilità di istruirsi su alcune pratiche sessuali e la necessità di soddisfare il desiderio sessuale in chiave compensativa laddove lo stesso non sia, diciamo, sufficientemente contenuto nella pratica sessuale reale. Come dicevamo poc'anzi, il ruolo centrale della nuova tecnologia ha mutato notevolmente il contesto in cui le relazioni, anche, diciamo, non solo interpersonali ma anche sessuali, si stanno sviluppando e si sviluppano, con una certa facilità di creare delle relazioni, grazie anche ad una certa ubiquità dei mezzi di comunicazione. E questo, diciamo, crea delle relazioni sicuramente più semplici da realizzare, ma allo stesso tempo anche più superficiali, più frettolose. Se volessimo, come vediamo ora nella prossima slide, diciamo, sintetizzare quali sono le cause della ascesa così esponenziale del fenomeno del revenge porn, potremmo, diciamo, dividere le stesse in due macro categorie. Una prima categoria di tipo, per così dire, tecnologico, e un'altra categoria di tipo etico-morale. Nella colonna alla vostra immagine sinistra vengono riassunte le cause di natura, per così dire, tecnologico. Da un lato quella che abbiamo definito essere iperconnessione, collegata anche alla ubiquità dello smartphone, il fenomeno del sexting, che diciamo, spesso rappresenta un antecedente causale delle condotte illecite del revenge porn, è una pratica sempre più diffusa e che spesso rappresenta poi anch'essa l'antecedente causale rispetto alle successive pratiche di revenge porn, che sono gli after sex selfies, una pratica diffusa sui social network di postare delle foto con il proprio partner, la propria partner dopo l'amplesso. Accanto a queste, diciamo, cause di natura tecnologica, altra causa efficiente rispetto alla rapida ascesa del fenomeno è la progressiva esclusione del sesso dal numero dei tabù, cosa che ha anche favorito una normalizzazione della pornografia che da una dimensione, diciamo, privata e clandestina si è sempre più diffusa fino a diventare un fenomeno di cultura di massa. Il fenomeno del revenge porn, come dicevamo all'inizio, è un fenomeno eterogeneo, nonostante, diciamo, la capacità di questa definizione di assurgere quasi ad una catchphrase, in realtà contiene al suo interno tutto un insieme di fenomeni in
parte allarmante come quello del sexting, l'hackeraggio di smartphone cloud, delle ipotesi di sextortion, ossia dei tentativi di estorsione a carattere, diciamo, sessuale, attraverso il quale la minaccia della disclosure delle immagini sulla rete costringe la vittima a porre in essere una dazione di denaro che può, scusate, credo che sia l'altro relatore che vuole, diciamo, in qualche modo mettersi in contatto con noi, diciamo, delle ipotesi di vera e propria estorsione sulla minaccia della diffusione di queste immagini che vengono in qualche modo sottratte alla vittima. Sul fenomeno del sex fake, vedremo adesso, per esempio, vi faccio vedere una diapositiva che il mio amico, il professore Tramontana, forse non approverà in pieno. Si è sviluppato e rappresenta uno dei delle, diciamo, modalità attraverso il quale adesso il revenge porn si sta sviluppando, attraverso delle applicazioni di machine learning. È possibile, scaricando delle foto da un qualunque per qualsiasi social network, applicare il viso di un soggetto comune, qui ci sono, diciamo, soggetti più o meno famosi, all'interno di un corpo che sta svolgendo pratiche erotiche, se non addirittura pornografiche. Vediamo, per esempio, diciamo, quello che sembra essere Ryan intenta in attività sessuali, in realtà il volto è quello di Ryan, il corpo appartiene ad un'attrice porno che, per i fatti suoi, in un altro contesto, sta girando un film erotico. Diciamo, questa nuova modalità di come dire, denigrare il soggetto passivo di queste condotte è particolarmente allarmante, e se voi vedete, diciamo, probabilmente andando un po' fuori rispetto a quello che è la tematica attuale, in basso a destra c'è la faccia di Obama che, come chiaramente si evince, non è intento ad operare nessuna pratica sessuale. Tuttavia, diciamo, queste applicazioni hanno anche delle potenzialità molto pericolose nelle attività di discredito potenziali anche di soggetti politici, di capi di Stato. Nel 2016 è stato, con un'applicazione di questo tipo, è stato creato ad hoc un messaggio, diciamo, di Obama alla nazione, in cui veniva screditato la figura del presidente Trump, per dire, insomma, le possibili applicazioni. Io, diciamo, se voi siete d'accordo, anche per lasciare spazio agli altri relatori, mi concentrerei, saltando tutta la problematica e la questione terminologica, perché, diciamo, viene ad essere un attimo criticata per le sue applicazioni concrete, come dicevamo, la definizione di revenge porn, per una serie di ragioni che magari adesso vi mostrerò nella prossima slide, saltando purtroppo. Queste sono un attimino più lente. No, però questa volevo farla vedere effettivamente. Questo slide mostra l'home page di uno dei primi siti di revenge porn, in cui, diciamo, proprio all'interno della home veniva invitato, diciamo, l'ex partner che aveva subito un'interruzione burrascosa della propria relazione amorosa ad eseguire nei confronti dell'ex partner la punizione definitiva. Quindi invitava a postare su questo sito dedicato proprio al revenge porn le foto che ritraevano l'ex partner in attività, diciamo, sessuali, o che ne ritraessero parti intime. Fortunatamente, dico, questo sito è stato anche oscurato. Per quanto riguarda, andrei velocemente, diciamo, se mi permettete, perché capisco che i tempi sono ristretti, all'analisi, salto tutta la parte terminologica e andrei all'analisi della nuova
normativa, perché il legislatore italiano, sulla scorta insomma delle vicende di cronaca, ad aprile 2019 ha, diciamo, la Camera ha approvato un emendamento al cosiddetto codice rosso che dovrebbe introdurre un nuovo articolo, che è quello del 612 ter codice penale. Leggo brevemente l'articolo: salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privati senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro. Il comma secondo recita che la stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li invia, consegna, cede, pubblico o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare il loro documento. La norma che dovrebbe essere introdotta nel codice penale viene collocata all'interno del titolo 12, sezione terza, dei diritti contro la libertà morale. E quindi questo è molto importante perché diciamo, ci consente di individuare il bene giuridico tutelato, che dovrebbe essere quello dell'autodeterminazione in ambito sessuale. In realtà, come leggete dalla diapositiva, si tratta di una fattispecie pluriofensiva che, diciamo, coinvolge beni costituzionalmente garantiti anche di diversa natura. La collocazione all'interno, diciamo, del 612 ter e quindi subito dopo il reato di atti persecutori ci rivela una certa assonanza tra le due norme, che si sostanza soprattutto nelle due aggravanti che adesso andremo ad analizzare brevemente, previste dai commi 3 e 4. L'articolazione della norma, per come abbiamo potuto vedere durante la lettura testuale dell'articolo, prevede due diversi commi. Il primo punisce chiunque, dopo aver realizzato i sottratti, invia, consegna, cede o pubblica o diffonde le immagini a contenuto sessualmente esplicito, chiaramente senza il consenso delle persone rappresentate. La condotta tipica quindi prevede la partecipazione attiva del soggetto alla realizzazione o alla sottrazione delle immagini. Il termine sottrazione, per come è riportato nella slide, è utilizzato, sembra essere utilizzato secondo i primi commentatori dal legislatore in maniera tecnica, e si potrebbe riferire a qualunque forma di apprensione illecita, dal furto all'appropriazione indebita anche all'estorsione, e rappresenterà, rispetto al reato di diffusione di immagini sessualmente esplicite, un antefatto punibile del delitto. Le ipotesi, per la verità, come viene evidenziato, di diffusione, diciamo, di secondo grado delle immagini ricevute non dovrebbero rientrare in questo primo comma, ma saranno oggetto del comma secondo dell'articolo, per quanto, diciamo, dal punto di vista della pena del tutto equiparato al primo comma. In buona sostanza, diciamo, il profilo soggettivo del reato dovrebbe essere, per quanto riguarda il primo comma, quello del dolo generico. L'assenza del consenso rientrerebbe tra quelli che sono gli elementi costitutivi del reato, della struttura tipica. Quindi, diciamo, la presenza del consenso farebbe, diciamo, determinerebbe non la vera non punibilità della condotta, ma l'insussistenza stessa del fatto. Chiaramente il consenso, affinché possa in qualche modo determinare l'insussistenza del fatto tipico, deve avere le caratteristiche comuni del consenso scriminante, quindi essere libero, attuale, non viziato da errore. Il consenso putativo in questo caso, diciamo, dovrebbe rendere la condotta non punibile a norma dell'articolo 59,4 del codice penale. I primi commentatori hanno, diciamo, iniziato a discutere su quella che
debba essere il significato da attribuire all'espressione sessualmente esplicito. Esistono sostanzialmente due diverse opinioni correnti. Dal primo punto di vista bisognerebbe riferirsi alla nozione di atti sessuali previsti dalla norma che disciplina la violenza sessuale, secondo 9 bis del codice penale, e quindi rientrerebbe, diciamo, nel sessualmente esplicito non solo l'immagine che ritrae il soggetto nelle parti intime o intento a compiere atti sessuali, ma anche, diciamo, quelle immagini che possono ritrarre delle zone considerate normalmente erogene, anche quando coperte da indumenti, secondo quello che è l'insegnamento anche della Cassazione penale nella recente sentenza del 2015 che vedete, diciamo, indicata nella slide. Secondo un altro orientamento, in realtà il sessualmente esplicito dovrebbe avere nel corpo della norma una sua dimensione autonoma, con esclusione del materiale veramente erotico, e quindi riprendendo un po' la diciamo nozione di pornografia che è prevista dall'articolo 600 ter del codice penale nell'ambito della pornografia minorile. Il secondo comma della norma recita che la stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li invia, li consegna, li cede, li pubblica, li diffonde senza il consenso delle persone rappresentate a fine di recare il documento. Per quanto equiparate i due commi dal punto di vista della pena, per evitare di spingere troppo verso il basso la soglia della punibilità, in questa seconda ipotesi il legislatore richiede espressamente il dolo specifico, cioè i soggetti che ricevono passivamente delle immagini sessualmente esplicite e li diffondono senza aver partecipato attivamente alla loro creazione oppure alla loro sottrazione attraverso la garage, ad esempio dei cloud, degli smartphone, la loro condotta dovrebbe essere, diciamo, riconducibile a questo secondo comma, ma affinché essa venga punita dovrebbe accertarsi del professore Pira. È uno squillo. Io, professore, se tu sei d'accordo, ti do il suo numero. Tu dici, io sto terminando. Scusate, questi sono... Il bello della diretta. Un avviso di garanzia. Infatti. Dicevamo, la differenza rispetto all'ipotesi del primo comma è quella del dolo specifico. Si è in parte anche criticato questa necessità prevista dal legislatore, perché si è visto che nelle esperienze, diciamo, di common law, e soprattutto all'interno della normativa californiana, si è notata una certa difficoltà a provare processualmente l'esistenza del dolo specifico, e queste normative, diciamo, nei sistemi di common law sono state etichettate con l'etichetta di Swedish Law, proprio per indicare, diciamo, una certa morbidezza e una certa difficoltà applicativa delle stesse. La norma in questione prevede due gruppi di aggravanti. Le prime due sono stabilite dal terzo comma, entrambe le aggravanti sono mutuate quasi, diciamo, passivamente dalla normativa del 612 bis atti persecutori, e sembrano, diciamo, per la verità, ritagliarsi in maniera non del tutto funzionale rispetto a quelle che sono le esigenze di questa norma, perché se voi vedete il terzo comma recita che la pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, cioè quindi è un diritto comune, però in cui le relazioni interpersonali possono avere un effetto chiaramente dal punto di vista dell'aggravante. Anche separato o divorziato, la persona che è stata legata alla relazione affettiva alla persona offesa, ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
quando parlavamo dell'aver mutuato dal reato di atti persecutori quasi acriticamente il contenuto degli aggravanti, ci riferivamo proprio a questo, perché abbiamo visto come il fenomeno delle revenge porn sia, o comunque della diffusione di immagini, se sono clandestine, sia strettamente connessa a quello che è, diciamo, lo sviluppo tecnologico. Immaginare delle condotte che possano avvenire senza l'uso di strumenti informatici o telematici diventa veramente, diciamo, cosa assai residuale. Quindi questa aggravante dovrebbe applicarsi de plano a quasi tutte le condotte di diffusione di materiale sessualmente esplicito, salvo quelle che dovessero avvenire attraverso delle modalità, diciamo, come dire, del vecchio stampo di diffusione cartacea di immagini che ritraggono determinati soggetti in parti intime o intende in attività sessuale. La prima parte del colma è di facile, diciamo, intuizione, perché i rapporti, diciamo, con la vittima rappresentano un'aggravante diciamo, specifica di valore comune. Per quanto riguarda invece il quarto comma, anche qui mutuato quasi acriticamente, diciamo, dall'articolo 612 bis, la pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona, diciamo, in condizione di inferiorità fisica o psichica, o in danno di una donna in stato di gravidanza. In questo caso, diciamo, se per gli atti persecutori è immediatamente percepibile, perché, diciamo, lo stress fisico delle minacce, della violenza possa in qualche modo agire negativamente sullo stato di gravidanza della donna, nelle ipotesi di diffusione di materiale sessualmente esplicito, per quanto, diciamo, lo stress, come dicevamo poc'anzi, è particolarmente accentuato, però non sempre, diciamo, ci sono delle vere e proprie condotte di violenza o di minaccia alla base della condotta illecita. Io capisco che probabilmente, diciamo, sono andato anche un po' oltre, l'ultimo comma è di facile diciamo, interpretazione, e riguarda la procedibilità, che è a querela della persona offesa, salvo i casi in cui, diciamo, si proceda all'interno dell'aggravante di cui al quarto comma, oppure nel caso in cui il fatto è connesso ad altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. Io avrei finito, perché capisco che c'è il tempo è stato tiranno, perché avere concentrato tutta l'attività nella sezione pomeridiana ha costretto i relatori a dover ridurre notevolmente il proprio intervento. Abbiamo voluto lasciare la partecipazione di tutti i relatori, perché io faccio da subito, chiederò a ciascuno di loro a settembre, ottobre forse, visto che la Sicilia è abbastanza calda, di iniziare questa serie di incontri, e riprenderei proprio da questa tematica con un approfondimento ulteriore la prosecuzione di questa giornata di studi. Ringrazio il collega, l'avvocato Vecchio, per il suo intervento, che è stato sicuramente esaustivo e capace di individuare l'aspetto generale della tematica che si presenta, un'attività, una società evoluta che ha delle nuove necessità di tutela su aspetti sociali che riguardano anche la dimensione della famiglia. Dobbiamo immaginare, di questo io sono sicuro, che il vero problema è nella mutazione della dimensione di quella che fu definita da Giovanni Paolo II prima cellula di una società, e quindi la famiglia. Grazie all'avvocato Vecchio per il suo intervento. Siamo d'accordo, passerei a un intervento remoto, quello col professore sociologo Francesco Ghira, che poc'anzi ha tentato di collegarsi, e proseguire poi con l'intervento del sostituto procuratore
Orazio Longo, e quindi proseguirei in questo modo alternando. Avremo poi un ulteriore intervento remoto col professore Fabrizio Corona, che presenterà aspetti di carattere tipicamente un collega di filosofia e diritto, che presenterà gli aspetti giuridici da un punto di vista proprio tecnologico e dell'intelligence e delle attività da poter fare. Ringrazio il professor Elvira, che vedo in questo momento collegato con noi. Stiamo tentando di tanto per cambiare, abbiamo ancora qualche problema con il problema è che non so se è collegato ho capito, e quindi ma lo sentiamo parlare, io spero. Spero anch'io, non lo so, non c'è il tecnico, avrebbe dovuto potere. E allora io proseguirei a un'altra relazione di tipo presidenziale. Io proseguirei con il sostituto procuratore Orazio Longo, che ringrazio per essere tra noi. Il sostituto procuratore Repubblica Orazio Longo, la sua sede istituzionale è presso il tribunale di Enna. Orazio, grazie per essere qui. Buonasera a tutti, ringrazio il professor Tramontano per l'invito, nonché l'università che ci ospita e tutti voi presenti. Dunque, il contenuto della mia relazione riguarderà la problematica relativa al fenomeno dell'hate speech, ovvero il fenomeno dei discorsi d'odio o di incitamento all'odio. Il punto di partenza della mia relazione è rappresentato dalla enucleazione di un principio che è alla base della relativa normativa, che è il principio di non discriminazione. Possiamo dire che una delle priorità della normativa sovranazionale in materia di tutela dei diritti nell'ambito del web è costituito dalla protezione della dignità umana, con specifico riferimento al contrasto ad ogni forma di discriminazione. Infatti gli episodi di violenza verbale perpetrata attraverso i social media, blog e social network, che possono prendere di mira sia singoli sia intere categorie di persone che risultano essere accomunate dall'appartenenza ad un medesimo gruppo identificato sulla base della razza, ovvero dell'etnia, della religione o dell'orientamento sessuale, assunto ultimamente delle dimensioni piuttosto gravi, che taluno ha definito persino tragiche. E per fronteggiare un fenomeno di così vasta portata, sotto il profilo della legislazione del diritto italiano, si è proposto di fare applicazione del decreto legislativo numero 70 del 2003, relativo alla responsabilità degli Internet Service Provider. Si tratta tuttavia di
una tutela che riguarda eminentemente i diritti di proprietà intellettuale. Infatti il decreto legislativo in questione si colloca nell'ambito della disciplina del commercio elettronico e dunque la tutela approntata da questa previsione, che da queste disposizioni del decreto legislativo 70 del 2003 è una tutela di stampo meramente civilistico. E dunque si è preso consapevolezza che occorre al fine di perseguire queste condotte sotto il profilo penale, occorre fare riferimento a principi e ad istituti che sono tradizionalmente destinati ad operare al di fuori del web, con tutte le conseguenze che derivano in materia di rispetto dei principi di appunto divieto di analogia nell'ambito del diritto penale. E dunque spetterà all'interprete, ove possibile, adattare alla realtà telematica quelle fattispecie che regolano invece in via ordinaria quelli che sono casi e condotte analoghe a quelle che poi si verificano nell'ambito del web. Sotto questo profilo assume rilevanza fondamentale, abbiamo detto, il principio di non discriminazione, che viene nucleato in diversi documenti internazionali. Innanzitutto abbiamo la Convenzione europea sui diritti dell'uomo, che all'articolo 14 prevede espressamente che il godimento dei diritti e delle libertà che sono stabiliti, che sono quindi previsti e riconosciuti dalla stessa convenzione, deve essere assicurato senza nessuna discriminazione. Quindi il divieto di discriminazione è alla base delle modalità con le quali deve essere riconosciuto il godimento dei diritti garantiti dalla CEDU. Sotto il profilo invece del diritto dell'Unione Europea, inizialmente il riconoscimento del principio di non discriminazione è avvenuto in ambito giurisprudenziale con una importante, se non storica, sentenza della Corte di Giustizia che ha ancorato il principio di non discriminazione al principio di uguaglianza. Principio di non discriminazione che poi è stato recepito dal Trattato di Amsterdam, inglobandolo nell'articolo 13 del Trattato della Comunità Europea, che poi è stato quindi trasfuso nell'attuale articolo 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Norma quest'ultima che prevede il potere del Consiglio su proposta della Commissione e previa consultazione con il Parlamento europeo di adottare i provvedimenti più opportuni per combattere tutte le forme di discriminazione fondate sul sesso, sulla razza, l'origine etnica, la religione, eccetera. Quindi da questa enucleazione del principio di non discriminazione non si sottrae nemmeno la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che all'articolo 21 vieta espressamente qualsiasi forma di discriminazione. Quindi l'Unione Europea si è dotata progressivamente di tutta una serie di strumenti che sono volti a costituire una solida base giuridica per il principio di non discriminazione, che poi sarà implementato da due importanti direttive, il numero 43 e 78 del 2000, rispettivamente dedicate al divieto di ogni forma di discriminazione, la prima per motivi legati alla razza o all'origine etnica,
in qualsiasi settore pubblico o privato, e la seconda invece estende questo divieto di discriminazione per tutte le tipologie di fattori, quindi non solo razza, origine etnica, ma anche religione, età, orientamento sessuale, convinzioni personali, ma solo ed esclusivamente per quanto riguarda il settore dell'occupazione e delle condizioni di lavoro. Dal combinato disposto di queste due direttive, unitamente alle affermazioni di principio contenute nelle disposizioni che abbiamo prima ricordato, emerge la definizione di un principio di non discriminazione, senz'altro sovrapponibile, come abbiamo già detto, al principio di eguaglianza. In particolare le direttive che abbiamo citato distinguono quattro forme di discriminazione. Innanzitutto la prima è una discriminazione diretta, che si ha quando una persona viene trattata sfavorevolmente, meno favorevolmente rispetto a quanto sia trattata in un'altra persona che si trovi in una posizione analoga. Accanto però alle classiche forme di discriminazione diretta, le direttive comunitarie prevedono anche forme di discriminazione indiretta, cioè quando ci troviamo di fronte ad una disposizione, ad un criterio, ovvero ad una prassi che apparentemente sono neutri, ma che sono comunque idonei a mettere un soggetto in una posizione di particolare svantaggio. Alla discriminazione diretta e indiretta si aggiungono anche la molestia, che diventa discriminazione quando è un comportamento attuato per violare la dignità umana e creare un clima intimidatorio o ostile, ed infine l'ordine a discriminare, cioè l'ordine impartito a terzi a discriminare per causa, a causa di uno dei fattori che sono indicati appunto, che sono appunto indicati nella direttiva. Una importante previsione della direttiva numero 43, che poi vedremo che è stata attuata nel nostro ordinamento, è la previsione di organismi indipendenti all'interno degli Stati membri, di organismi indipendenti che abbiano il compito di assistere le vittime oggetto di discriminazioni, di svolgere delle inchieste e di pubblicare delle relazioni, nonché di formulare delle raccomandazioni agli organi appunto deputati ad attuare la normativa. Queste direttive sono state recepite nel nostro ordinamento con i decreti legislativi numero 215 e 216 del 2003, che dopo aver nucleato il concetto di discriminazione, così come previsto dalla direttiva, prevedono l'istituzione di un apposito ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, che è conosciuto con l'acronimo UNAR ed è istituito presso il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi appunto in attuazione della previsione della direttiva numero 43. Fatta questa premessa sul principio di non discriminazione, sugli strumenti normativi attualmente in vigore per reprimere il fenomeno, occorre passare a considerare i casi in cui si sviluppano delle violazioni di questo principio, e ciò avviene, come abbiamo detto, spesso all'interno della rete internet, dove si registra il fenomeno dei cosiddetti hate crimes, cioè i crimini d'odio, che comprendono tutte quelle forme di violenza che sono perpetrate nei confronti di persone in ragione della loro appartenenza ad un determinato gruppo etnico, ovvero
ad un determinato orientamento sessuale o basato su particolari condizioni fisiche o psichiche, e all'interno dei crimini d'odio, degli hate crimes, abbiamo i cosiddetti discorsi d'odio, i cosiddetti hate speech, che comprendono tutti i discorsi e tutte quelle che a sua volta contengono delle espressioni che abbiano degli elementi discriminatori. Quindi si tratta di manifestazioni che sono al confine con la libertà di espressione. Da qui la necessità di bilanciare il principio, il divieto di non di discriminazione con altre libertà, come la libertà di manifestare il proprio pensiero e in generale la libertà di espressione. A questo proposito, per reprimere, diciamo, per far fronte a questo fenomeno, gli approcci possibili da parte della legislazione potrebbero essere in astratto due: un approccio più liberale, il quale afferma che all'interno della rete vi sono delle dinamiche appunto interne che consentono di sviluppare il dibattito pubblico e di condurre spontaneamente al processo democratico. Tuttavia ci si è ben presto resi conto che tale approccio liberale non era in grado di soddisfare appieno le esigenze di tutela imposte dal diffondersi delle nuove tecnologie, e dunque si è sviluppato un approccio più interventista, dove si prevede appunto l'intervento dei poteri pubblici non tanto sotto il profilo del controllo e della gestione della rete, ma sotto il profilo della facilitazione di quei fenomeni virtuosi di circolazione e di consolidamento delle idee che possono portare ad un processo, all'affermazione quindi di un progresso democratico. È sotto questo profilo appunto l'attività normativa e giurisprudenziale delle istituzioni europee ed internazionali è particolarmente significativa, azione che ovviamente non può prescindere dal contrasto effettuato dal diritto interno. Sotto il profilo delle disposizioni sovranazionali, al tema specifico della discriminazione sul web sono dedicati due accordi internazionali che sono stati conclusi in seno al Consiglio di Europa. Si tratta della Convenzione sulla criminalità informatica del 2004, la cosiddetta Convenzione sul cybercrime, che è stata ratificata in Italia con la legge numero 48 del 2008, e del protocollo addizionale alla suddetta convenzione, che si occupa appunto in maniera specifica di prevedere l'incriminazione di atti di natura razzista e xenofoba commessi tramite mezzi informatici. Si tratta quindi di il protocollo che ancora non è stato aperto alla firma, ed è stato quindi l'Italia ha manifestato la volontà di aderire a tale protocollo, ma che non è ancora, il processo di ratifica non è stato ancora completato. Protocollo che è addizionale, che si occupa di assicurare un equilibrio tra la libertà di espressione e la lotta agli atti di natura razzista e xenofoba posti in essere nell'ambito del web. E si propone altresì di armonizzare le disposizioni del diritto penale degli stati membri e garantire una maggiore forma di collaborazione e cooperazione internazionale tra gli stati aderenti. È stato
quindi introdotto uno specifico organo anche nel, sempre nell'ambito del Consiglio d'Europa, uno specifico organo, la Commissione Europea contro il razzismo e l'intolleranza, che si preoccupa di redigere dei documenti che non hanno valore vincolante ma costituiscono delle raccomandazioni, e in particolare nel 2012 anche l'Italia è stata oggetto di una raccomandazione specifica da parte di quest'organo volta ad intensificare gli sforzi per contrastare la diffusione del materiale, di materiale di propaganda razzista, xenofoba e antisemita via, via internet. Sotto il profilo invece dell'istituzione della prima Comunità Europea, oggi Unione, Unione Europea, vengono in rilievo, oltre ai già citati articolo 13 del Trattato di Amsterdam, poi trasfuso nell'articolo 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, nonché l'articolo 21 della Carta di Nizza sui diritti fondamentali e le già citate direttive numero 43 e 78 del 2000, vengono in rilievo diverse risoluzioni approvate dal Parlamento e i report in particolare della Commissione Europea, che sono volti a fornire agli Stati membri un supporto finanziario per le politiche di contrasto del fenomeno del hate speech e di monitorare appunto l'andamento del fenomeno. E abbiamo anche le decisioni quadro del Consiglio, in particolare una decisione quadro del 2008 relativa alla lotta contro alcune forme di razzismo e xenofobia tramite lo strumento del diritto penale, decisione quadro che prevede tra l'altro dei criteri per istituire una responsabilità non solo penale personale ma anche una responsabilità delle persone giuridiche che si rendono comunque responsabili di questi comportamenti. Accanto alla attività normativa si affianca quella giurisprudenziale e in particolare quella della Corte Europea, la giurisprudenza CEDU in materia di hate speech. Anche in questo caso la giurisprudenza della Corte Europea prevede due possibili approcci al fenomeno. Taluno ha ritenuto di fare applicazione dell'articolo 17 della CEDU, che sancisce il divieto dell'abuso del diritto. In particolare il fenomeno dell'hate speech viene ricostruito come un abuso della libertà di espressione. Un altro invece approccio utilizzato in altre sentenze sempre della Corte Europea dei diritti dell'uomo è quello invece che fa riferimento alle limitazioni ai diritti fondamentali che sono previste dagli articoli 10 e 11 della CEDU. Andando invece al qui mi avvio diciamo alla conclusione, ma alla parte diciamo fondamentale della mia relazione, che è il contrasto al fenomeno dell'hate speech nell'ambito dell'ordinamento italiano. Innanzitutto una prima forma di tutela è stata approntata dalla legge numero 654 del 1975, che ha introdotto il reato di istigazione alla discriminazione o alla violenza nei confronti di determinati gruppi nazionali, etnici o razziali. Norma che è stata rimaneggiata più volte, dapprima con la legge numero 205 del 93, la cosiddetta legge Mancino, e successivamente dalla riforma di quella legge 85 del 2006 dei reati di opinione.
Sì, no, aggiungere all'attuale formulazione della previsione che è stata inserita con il decreto legislativo numero 21 del marzo 2018 in una disposizione, questa a differenza di quella relativa al revenge porn già in vigore, nell'articolo 604 bis del codice penale, in un'apposita sezione relativa ai delitti contro l'uguaglianza. Si tratta quindi di una norma che non rappresenta una novità, perché è diciamo il frutto delle diverse versioni che si sono susseguite della disposizione già introdotta con la legge del 1975, e prevede il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di istigazione razziale, etnica o religiosa. Si tratta di una norma che anche in questo caso non riguarda principalmente il fenomeno del web, infatti non fa riferimento al fenomeno del web o ai social network o a blog, ma che ha una formulazione piuttosto ampia e piuttosto aperta, che consente quindi che non dà problemi in materia di interpretazione, e consente quindi di reprimere il fenomeno dei discorsi d'odio anche realizzati a mezzo web. In particolare sono previste innanzitutto due prime condotte. La prima è quella di chi propaganda, quindi la propaganda di idee che sono fondate sulla superiorità, sull'odio o sull'odio razziale o etnico, ovvero quella di chi istiga a commettere ovvero commette degli atti di discriminazione motivati da motivi appunto razziali, etnici, religiosi o nazionali. La seconda condotta punita dalla previsione è quella di chi in qualsiasi modo, tramite la rete internet, istiga a commettere o commette violenza, ovvero atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Dunque è una previsione di reato che consente agli interpreti, quindi consente a noi procure, di reprimere queste condotte. La tutela penale è altresì estesa al fenomeno associativo, ovvero è punito dal secondo comma sempre dell'articolo 604 bis di recente conio qualsiasi associazione, movimento o gruppo che ha tra i propri scopi quello di incitare alla discriminazione o alla violenza per i motivi che abbiamo detto, prevedendo tra l'altro una pena superiore per coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni. È prevista una specifica circostanza aggravante quando, essendo costruita la norma appunto come reato di pericolo astratto, quando la propaganda ovvero l'istigazione sono commessi in modo che derivi un pericolo concreto di diffusione di queste motivazioni che sono alla base dei discorsi d'odio, è prevista quindi un aggravamento della pena, prevedendosi un'autonoma pena che può andare sino a sei anni. Dunque, alla luce della panoramica che finora ho esposto, emerge un,
un quadro di regolazione della realtà di internet con specifico riferimento al contrasto ai fenomeni dei discorsi d'odio, che è sicuramente è caratterizzato dalla scarsità di interventi normativi e settoriali. Da più parti la dottrina ha auspicato, per evitare che rimangano dei vuoti di tutela, di recepire quindi di completare il processo di ratifica del protocollo addizionale alla convenzione, che si occupa specificamente di incriminare dei comportamenti volti all'incitamento all'odio o al razzismo realizzati a mezzo web. Ma in assenza quindi di questa specifica previsione, sarà comunque applicabile l'articolo 604 bis che ho poc'anzi analizzato. E sì, un'altra proposta che viene effettuata è quella di da parte della dottrina, che trova anche il favore degli interpreti, è quella volta a rafforzare gli strumenti di collaborazione per appunto prevenire il fenomeno della diffusione tra le istituzioni e gli internet service provider, i quali potranno essere destinatari di linee guida dirette agli operatori del settore. Sotto questo punto di vista, le linee guida potranno essere elaborate da organismi indipendenti, e concludere dei protocolli di intesa con i soggetti deputati alla repressione delle condotte che costituiscono violazione del divieto di discriminazione e quindi danno luogo al fenomeno dell'hate speech. Grazie. Ci ha erudito ponendo delle problematiche tipiche di chi si trova a dover affrontare le indagini e le azioni delle procure. E se c'è qualche domanda che volete porre al dottor Longo, io do la parola alla sala. No, ai colleghi che se vogliono intervenire in qualche modo, vogliono porre qualche domanda. E allora io direi proseguiamo con la nostra, e ringrazio per il suo intervento. E invito Orazio a poter così riessere tra noi a ottobre, per poter così proseguire questa attività di dialogo giurisprudenziale che possa far crescere il mondo dell'avvocatura e gli studenti allo stesso tempo. Grazie Orazio per la tua presenza. Grazie a voi. E io a questo punto darei la parola. Se facciamo un attimino. Io farei un altro intervento, così io mi occupo di. Abbiamo preparato un piccolo rinfresco, ma visto che oggi abbiamo avuto una serie di incidenti, preferisco io nell'intervento del prossimo collega verificare che tutto è a posto, poi facciamo un'interruzione e facciamo le due relazioni telematiche e poi le conclusioni le diamo al professore Sinagra. E a questo punto do la parola all'amico Edoardo Genovese così da presentare la sua relazione. Grazie Edoardo. Edoardo, come presentato poc'anzi, è docente presso la scuola del corpo di polizia penitenziaria Falcone. Intanto grazie per il tuo intervento. Mi presento al volo, sono Edoardo Genovese, sono siciliano della provincia di Ragusa, quindi profonda Trinacria. Vivo a Roma da ormai 11 anni e sono docente
presso il Corpo di Polizia Penitenziaria e criminologo ex articolo 80 presso le Corti d'Appello di Venezia e Catanzaro. Sono consulente presso il Tribunale di Ragusa come criminologo e grafologo e mi occupo della libera professione, mi occupo di persone scomparse, mi occupo di stalking, mi occupo delle varie manifestazioni di violenza cyber, quindi cibernetiche, e di omicidi e più in generale appunto di vari delitti più o meno efferati. E io ringrazio tantissimo il professor Tramontano dell'Università Giustino Fortunato e soprattutto i relatori amici che mi hanno diciamo preceduto e gli altri, anche il professor Sinagra, perché per me oggi essere qui è sia motivo di piacere perché rivengo nella mia terra e anche mi sento molto onorato di condividere questo diciamo percorso con queste persone in modo particolare anche appunto col professor Sinagra che è qui presente. Allora, inevitabilmente a me non piace tanto parlare in inglese, quindi diciamo che utilizzerò le terminologie che sono accettate universalmente dalla comunità scientifica di riferimento, quindi cyberstalking, stalking. Difficile. Esatto. Quindi mi piace, però per ovvie ragioni le tratteremo diciamo in termini adatti per dargli il giusto vestito, ecco. Il professor Floridi già nel 97 considerava l'internet, proprio la rete online, come la convergenza perfetta tra diversi diciamo strumenti tecnologici, quindi a partire dal telefono, la televisione, il computer, e soprattutto perché l'internet ha da sempre, sin dalle primissime manifestazioni e origini, ha rappresentato e ha assolto quattro funzioni differenti: quello della interattività, della diffusione di contenuti da una fonte a molti potenziali fruitori, l'accesso diretto a grandi bacini, circolazione di informazioni, insomma tutto H24, quindi senza intervallo di tempo, non esiste lo spazio-tempo e così via. Ovviamente la società è mutata, quindi se la società è mutato anche il crimine, diventando appunto crimine 2.0. Se tutti i settori in genere commerciali hanno per ovvie ragioni avuto delle enormi diciamo problematiche riguardanti appunto la crisi, quello che non ha avuto invece che non è stato colpito in modo particolare è il campo della tecnologia e più in generale dell'informatica. Pensate che in questo caso l'FBI, per andare avanti, adesso vi dico, ha constatato negli ultimi anni proprio come addirittura sono calati notevolmente le rapine a mano armata e invece sono cresciuti esponenzialmente invece i crimini cibernetici. Questo ci fa molto capire come anche il crimine ormai predilige strade alternative, quindi rimanendo molto più nell'anonimato e così via. Però è un dato di fatto, oggi tra le new addiction, così considerate anche questa bruttissima parola new addiction, no? In sostanza sono tra le nuove dipendenze. Le nuove dipendenze fanno riferimento a tutte quelle dipendenze appunto nuove, quindi derivate dal mondo digitale o ad esempio dal gioco d'azzardo, no? Sono ormai una realtà, tutti noi siamo come dire ormai connessi H24, non riusciamo più a farne a meno, sia per motivi di lavoro, non riusciamo più come dire a rimanere un giorno. In realtà questo qua era una presentazione PowerPoint che ho trasformato in PDF perché il computer non vedeva bene, quindi qui c'erano delle immagini che si susseguivano. In modo particolare chi non riesce a fare a meno della tecnologia, i ragazzi, quindi i famosi nativi digitali, i millennials, no? Che sono quelli appunto esposti più diciamo al rischio di minacce cibernetiche, al rischio soprattutto di furti di identità digitale. Io vi faccio una domanda, anzi due domande in modo particolari: quante volte ci soffermiamo tutti noi al giorno a farci queste due domande? La nostra identità digitale è al sicuro? E soprattutto i contenuti, i post, le foto, i video che inserisco nel web sono al sicuro? Secondo voi quello che noi pubblichiamo costantemente
E magari, nonostante abbiamo i filtri, abbiamo privacy di ogni tipo, eccetera, eccetera, sono contenuti a rischio o sono contenuti invece protetti o sicuri? Ovviamente sappiamo già che la risposta nel nostro, diciamo, intimamente sappiamo benissimo che in fin dei conti non è così, però nessuno si riesce, come dire, a immaginare un giorno senza un PC, senza uno smartphone. Io ho avuto un collega che un giorno senza il proprio telefono mi disse esplicitamente, dopo 5 ore mi sento perso, mi sento fuori dal mondo. C'è da interrogarsi effettivamente su cosa, quale fosse la sua idea di mondo, evidentemente, in quel dato momento. Insomma, quindi l'FBI ha constatato come le rapine a mano armata ormai sono calate, a differenza dei crimini informatici. Però per crimini informatici intendiamo anche un'altra cosa. Un piccolo consiglio che mi viene da dare: se siamo stati oggetti di attacco informatico, scriviamo questa parola qui su Google, anche adesso possiamo farlo, e possiamo subito vedere in tempo reale se la nostra casella di posta elettronica è stata attaccata e quante volte è stata attaccata. È un modo anche molto veloce per poterlo capire subito, se la nostra email, se la nostra posta elettronica è attualmente a rischio oppure meno, e ci dicono anche questo sito, diciamo, quante volte e se è al sicuro oppure meno, ecco. Questi sono i reati cyber previsti, diciamo, dalla legge 547 del 93, appunto, della frode informatica, l'accesso abusivo a un sistema informatico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso e così via. Ma sono appunto considerati reati cyber. Ma abbiamo anche tutta un'altra tipologia di fenomenologie criminologiche, in questo caso di tipo cyber, che attengono a diverse altre manifestazioni di violenze, molto più soprattutto intime, note appunto come molestie cibernetiche. Queste molestie cibernetiche fanno riferimento a un quadro di fenomenologie criminologiche molto ampie, dal flaming, dal cyberstalking, dalla denigrazione, sostituzione dell'identità, l'esclusione, il sexting. Il sexting è, diciamo, questa bruttissima parola che sicuramente il professor Sinagra avrà sicuramente, posso già provare a pensare a capire il suo, diciamo, retropensiero dietro tutte queste parole che anche io e me disprezzo. Abbiamo perso la guerra, questa è una delle conseguenze. Ecco, il sexting, ovvero diffusione e manifestazione di foto, video a sfondo, diciamo, pornografico, in realtà è il risvolto della medaglia di quello che poi è il revenge porn, diciamo, in sostanza. Il cyberstalking, prima di toccare rapidamente il cyberstalking, è però interessante, a mio avviso, cercare di capire che cos'è lo stalking e cercare di dare un profiling di stalker, quindi che cos'è questo stalker e questo stalking. Innanzitutto, lo stalking è una parola che in Italia non dovrebbe esistere. Abbiamo un articolo che è il 612 bis ed è rubricato come atti persecutori. Stalking è un termine tipicamente anglosassone, però siccome noi non abbiamo un'identità per ovvie ragioni, dobbiamo per forza americanizzare tutto, allora prendiamo lo stalking, prendiamo revenge porn, prendiamo cyber stalking, eccetera, eccetera. Però chiamiamolo con il suo nome scientificamente accettato dalla comunità scientifica di riferimento, e proviamo adesso a capire cos'è lo stalking. Questo stalking è in sostanza un termine appunto anglosassone che significa perseguitare, fare la caccia, postare, insomma tutti una serie di condotte, atteggiamenti tipici di una persona che ha evidentemente un disagio interiore volte a colpire l'incolumità psicofisica e anche economica per certi versi di un soggetto, in questo caso appunto la vittima. Ma è appunto un reato rubricato come atti persecutori, l'articolo 612 bis, e ci ricorda come lo stalking sia una serie di atti protratti nel tempo volte a colpire appunto una vittima psicofisicamente. C'è da domandarsi quanti, e quindi in grado di arrecare un danno, un grave stato d'ansia perdurante nel tempo a se stesso, ai propri familiari, congiunti. C'è da chiedersi quante condotte servono
diciamo, ovviamente non posso dare un criterio standard, una vittima può anche avere un solo episodio, due episodi massimo e avere ansia. Non è che l'ansia o la paura o il timore di determinate condotte possano essere quantificabili in tot numero. Infatti anche, anche per questa ragione la Cassazione, alcuni orientamenti della Cassazione hanno detto che hanno ribadito il fatto che può bastare anche semplicemente due incontri per far sì che lo stalking si possa realmente concretizzare. Domanda. A me non piace per niente, dato che per me la criminologia è una scienza, ma nel vero senso della parola, che ci perviene da scienziati anche del diritto, come dalla scuola classica, da Beccaria, Carrara, fino poi ad arrivare a Longroso con la scuola positivista e scientifica, lo stalking, così come tantissime altre manifestazioni di violenza, in questo caso come anche il femminicidio, non sono realtà per niente nuove. Cioè, facciamo crollare subito questo muro, perché non è affatto così. Lo stalking è sempre esistito, così come è sempre esistito il revenge porn. Il mio amico e collega, l'avvocato Vecchio, che ho conosciuto proprio ieri, una squisitissima persona, ha proprio prima riprodotto una manifestazione di come in realtà il revenge porn è sempre esistito. Più che revenge porn potremmo considerarlo sexting, ma è comunque una costola del revenge porn, no? E l'arte storica che andava a riprodurre, il pittore manualmente andava a riprodurre donne nude o uomini nudi per renderle note attraverso manifestazioni pubbliche, cioè di cosa stiamo parlando? Parliamo di uomini e donne che esplicitamente si, diciamo, attraverso quindi il consenso, in questo caso come il sexting, esplicitamente davano il proprio consenso a farsi riprodurre attraverso opere d'arte il proprio corpo e quindi contenuti espliciti, ecco. Anche lo stalking non è una realtà nuova, non è una fenomenologia nuova, è vecchia quanto è vecchio il mondo. Per chi ama la mitologia greca, per chi ha studiato, ha fatto il classico, sa benissimo di cosa sto parlando. Io purtroppo non ho fatto il classico, ho fatto il linguistico, tornando indietro avrei fatto il classico. Però ho avuto modo di leggere molto la letteratura classica e vi posso dire che in realtà lo stalking esiste anche già nella mitologia greca. Vi ricordate, per chi ha fatto questo, che cosa fece, per chi ha studiato questo, che cosa fece il dio Apollo per inseguire Daphne? Il dio Apollo, per corteggiare in modo ossessivo, compulsivo, questo forte desiderio di possedere e controllare la vittima, la sua preda, che cosa fece? La inseguì fino a quando Daphne, nei meandri di questo bosco, si trasformò in albero. E quindi cosa fece Daphne? Trasformandosi in albero, si vide, a rifugio, protetta. E il dio Apollo che cosa disse? Minchia. Esatto. Non ce l'avrebbe detto questo. Dio Apollo disse semplicemente una cosa, disse. Dio Apollo disse: se non puoi essere la sposa mia, sarai almeno la mia pianta. Qual è il pensiero ricorrente dello stalker più pericoloso e ossessivo? Se non sarai mia, non sarai di nessun altro. Ecco, vedete come le manifestazioni di violenza sono, molto tipicamente costruite ad hoc. Evidentemente c'è un piano, a mio avviso, dei nostri tempi, no? Accendere questi fari mediatici su fenomenologie. Il femminicidio, creare queste etichette. Noi pensiamo di essere una società realmente evoluta, ma creiamo etichette noi stessi. Beh, dovremmo fare allora anche l'anzianocidio. Beh, dovremmo fare anche il transgendericidio. Dovremmo cominciare a fare tutta una serie di, diciamo, aggravanti per ogni singola categoria e genere. Il femminicidio è, diciamo, la manifestazione pura dell'omicidio di un essere umano. Esistono soggetti ancora più deboli di una donna? Sì. Gli anziani, i non autosufficienti, i bambini, i diversamente abili. Vi posso fare una carrellata di soggetti ancora più deboli, che se dovessimo scendere e cadere in questa ghina così ripida non finiremo mai più a fare categorie e etichette una dopo l'altra.
L'Italia è il paese che rischia il minor numero di femminicidi in tutta Europa, però è considerato un allarme sociale. Allora, sul considerarlo un allarme sociale, grazie, da quando abbiamo i rilevatori di statistiche che fanno statistiche sappiamo i numeri. È prima di questi strumenti delle statistiche che numeri abbiamo? Erano di meno i numeri prima o sono di meno i numeri oggi? Quindi vuol dire che un trend, il miglioramento forse c'è. Nell'epoca medievale, in altre epoche, quanti erano i numeri di donne uccise, di uomini uccisi o di minori uccisi? Poniamoci queste domande, non facciamoci spesso abbindolare da sistemi mediatici, informatici, che puntualmente fanno psyop, psychological operation, volti a colpire attraverso le manifestazioni che vengono chiamate effetto onda, attraverso questa manipolazione mediatica di fenomeni, il bullismo, il cyberbullismo. Il bullismo è sempre esistito. Conrad Lorenz, l'etologo, che attraverso la scienza dell'etologia studiò per primo il fenomeno del mobbing, il fenomeno di come determinate manifestazioni accadono già frequentemente anche nel mondo animale. C'è gli atti persecutori per scalare la gerarchia sociale, per proteggere il proprio branco, tutte fenomenologie tipiche della devianza anche umana, per così intenderci, ok? Quindi vediamo come hanno in realtà radici molto, ma molto, lontane queste manifestazioni. Però è chiara una cosa, che se da un lato esponiamo fenomenologie vecchissime per fenomenologie nuove, e quindi non è da considerare questo può anche recare l'effetto classico psicotico, no? Oddio, adesso tutti quelli di colore sono tutti potenziali terroristi, oddio, tutti gli uomini lo sono tutti stalker. Mi chiama un avvocato, una cara amica che mi abita sopra casa, mi dice: Edoardo, aiutami, che io ho detto, che è successo? Mi hanno scritto due uomini, ha detto, oddio, e quindi che ti hanno scritto? Che sei una zozza, che sei, no, che ti hanno scritto? Mi hanno chiesto di uscire, io che ne so, quello che si sente in giro. C'è questo effetto psicotico ormai, perché per quello che si sente in giro, sono tutti quanti potenziali stalker, tutti quanti potenziali serial killer, tutti quanti. Cerchiamo di dare il giusto peso e valore alle circostanze, alle fenomenologie anche criminologiche. Possono esistere ancora i principi azzurri, lo dico alle fanciulle. Insomma, in sostanza sono manifestazioni che però, grazie al faro mediatico, però accende che cosa? La cultura della sacralità della vita. Cioè, grazie ai mezzi informatici, ai mezzi di comunicazione attuali, è cresciuto il valore della vita. Prima non facevo tanto notizia un militare morto o deceduto in guerra. Adesso un militare deceduto in guerra fa una notizia incredibile, grazie al faro mediatico che punta. Abbiamo diverse tipologie di stalking, abbiamo visto anche qualcosa sul cyber stalking, ma quella più cercare di arrivarvi subito alla questione, abbiamo in sostanza quattro tipologie di stalking, di stalker. Abbiamo attraverso ricerche fatte appunto nel tempo, che ci hanno dato possibilità di individuare un profilo di stalker. Abbiamo praticamente, purtroppo qui non si vede perché, ve ne parlo direttamente. Questa ultima ricerca, che è riuscita a far sì per stilare un profilo di stalker, quindi può essere molto utile, che ci riaggancia anche alla revenge porn. L'avvocato vecchio prima faceva riferimento al fatto che abbiamo un aggravante nella revenge porn, e questa aggravante è quella di considerare ad esempio il revenger, quindi il vendicatore, come colui che potesse in qualche modo che possa aver avuto una precedente relazione appunto con il partner o l'ex partner. In questo caso, sulla base della motivazione predominante del molestatore, della relazione preesistente con la vittima e della diagnosi psichiatrica, praticamente è stato possibile stilare questi quattro possibili stalker in merito ad alcune categorie. Abbiamo il rifiutato, che qui non si vede,
purtroppo, dalla slide. Il rifiutato è una persona molto pericolosa, il rifiutato è quello colui, abbiamo Pina sta facendo cyber stalking praticamente. Bene, stacco io, abbiamo il rifiutato, che sarebbe una persona molto pericolosa, una persona con la quale con la vittima ha avuto proprio una relazione di tipo sentimentale e che non riesce a vivere quella condizione abbandonica del proprio partner, e per cui genera questa condizione abbandonica che non riesce ad elaborare come una situazione appunto totalmente stressogena, in grado appunto di generare comportamenti persecutori nei confronti della vittima. Abbiamo il ricercatore di intimità. Il ricercatore di intimità è uno maldestro, che non è tanto pericoloso, è uno che cerca in tutti i modi di sedurre una persona e quindi commette una serie di atti protratti nel tempo, che invece attraverso scarsissime abilità, io ricordo che c'era un mio amico che a tutti i costi doveva riuscire a rimorchiare una ragazza, scusa a che ore sono? Ma c'è l'orologio, ah scusa non l'avevo visto, però ci siamo visti in qualche parte, insomma a tutti i costi. Ebbene, questo tipo di stalking può generare ad alcune vittime appunto manifestazioni di diciamo persecutorie nel tempo. Abbiamo il corteggiatore incompetente, il risentito e così via. Addentriamoci subito e poi sicuramente facciamo questo momento di riflessione con il coffee break su quello. Ecco, ad esempio, abbiamo il risentito. Questo è importante perché ci serve a capire poi come alcuni revenger applicano poi il fenomeno del revenge porn. Il risentito è un soggetto che pensa di avere subito un torto. Io attualmente ho un'assistita, un'amica di mia sorella, che praticamente ha avuto un tipo di stalking, in questo caso attraverso la fenomenologia dello stalker risentito. Cioè lui pensa tutti pensa di aver subito un torto, che sia reale o immaginario, e questo torto debba essere assolutamente, diciamo, estinto. In che modo? Attraverso questa scarica di vendetta, questa scarica di aggressività latente che c'è nella sua personalità, e per sfogare tutta la sua rabbia praticamente la scarica attraverso questi comportamenti. E come lo fa? Attraverso diverse manifestazioni che possono essere psicologiche, fisiche, ma anche e soprattutto economiche nei confronti appunto della vittima. In questo caso invece poi abbiamo il predatore è quello più, diciamo, pericoloso, perché è organizzato, è meticoloso, attende la vittima, programma, magari l'attende dietro il garage, l'attende magari dietro la siepe. È una persona sicuramente molto poco empatica, anzi forse quasi per niente, molto probabilmente anche dei disturbi di tipo psicopatico, sicuramente, per cui una persona che non prova per niente empatia, una persona che non prova emozioni, una persona che ha, come dire, un effetto freezing, congelamento delle proprie emozioni. E questa è una persona appunto che studia, proprio perché è anestetizzato sotto il profilo emotivo e psicologico, riesce ad organizzare tutto come se fosse un gioco, come se fosse un videogame, se lui deve catturare la preda. Questo è quello tra i più pericolosi, perché questo è quello che può commettere femminicidi. Ossessioni, possesso, controllo, soddisfazioni sono le principali, diciamo, motivazioni che inducono un soggetto a commettere appunto stalking. Vado avanti, questo è, diciamo, una sorta di decalogo sulle varie motivazioni che inducono uno stalking a proseguire nella sua, diciamo, vendetta persecutoria. Qui non si vede più, per cui andrei semplicemente a braccio per concludere. Chi conosce fra di voi il fenomeno del romantic scam? Il romantic scam, anche questo, fenomenologie anglosassoni, termini, utilizziamo questi termini così strani, o meglio note come truffe affettive, le truffe romantiche. Adesso se ne sta parlando tantissimo, no? Che cosa sono queste truffe romantiche, queste anche qui universalmente accettato dalla comunità scientifica di riferimento come gli appunto truffatori romantici.
In modo particolare hanno avuto particolare risalto in questi ultimi 7 anni nel nostro paese, e questo perché più frequentemente vengono utilizzati i social network, soprattutto dal mondo adulto, più che soprattutto appunto dai ragazzi, dai nuovi digitali nati, per così dire, no? Quelli più colpiti sono quelli dai 40 ai 60 anni. Non voglio fare ovviamente riferimento al caso di questo Mark Caltagirone, per ovvie ragioni, sia perché non mi piace parlare di casi mediatici, ma sia anche perché non credo minimamente che sia stato vittima la Pamela Prati di una romantic scam, assolutamente no, ma semplicemente per dirvi come possiamo essere tutti vittime e carnefici allo stesso tempo. Volete vedere se qualcuno ha rubato mai il vostro profilo, la vostra identità? Entrate su Google, dove c'è il reparto photo search, inserite lì una vostra fotografia e vedete se qualcuno ha rubato il vostro profilo. Ci sono soggetti che sono state vittime di romantic scam, perché altri soggetti, la Guardia di Finanza nel 2012 ha arrestato, professore, circa 10 nigeriani, perché questa fenomenologia è una fenomenologia molto utilizzata da paesi come la Nigeria, come diciamo il Sudafrica in generale, e addirittura la Guardia di Finanza ha dimostrato come la maggior parte di questi profitti, di questi romantic scam, vanno nel traffico di migranti, uomini, donne che vi inviano richieste di amicizia con profili del tutto quasi reali. Dico quasi perché se uno va a fondo può controllare che c'è qualcosa, sporti, interessi, vi studiano in tutto e per tutto, vi richiedono l'amicizia, ma ci conosciamo, non ci conosciamo, senti, sai, io non sono uno di quelli che al giorno d'oggi si sentono in TV, guarda, lascia stare, qui io sono un medico e lavoro oltreoceano, sono un imprenditore, lavoro oltreoceano. C'è la figura che deve emergere fuori, dell'uomo acculturato, l'uomo scientificamente rilevante sotto un certo tipo anche di profilo, della propria anche immagine, della propria professionalità. Sono un medico, sono uno scienziato, sono un biologo. Sai, se tu, dopo aver instaurato una certa fiducia, una certa empatia, puntano proprio sull'empatia e sono persone trapiantate in Italia, che vivono in Italia, conoscono tutto di noi e ti chiedono, guarda, se tu mi vuoi realmente bene dopo che ormai stanno insieme da diverso tempo, io ti invio un pacco importante e tu in cambio mi invii del denaro. Questo denaro mi serve perché ho perso lavoro, mi serve assolutamente, se tu mi ami, mi aiuti, e io ho pronto già le fedi, ti invio la mia fotografia, che è quella di un soggetto altro rubato telematicamente. Quindi prendo ad esempio l'immagine dell'amico e collega Daniele Vecchio, che è un figo assurdo, prendo la sua foto su Facebook, costruisco un profilo, scrivo Davide Rossi o quello che è, lo metto su internet e praticamente a quel punto io ho creato un romantic scam. In questo senso cerco di instaurare empatia, cerco di instaurare in un certo qual senso fiducia con l'altra persona e arrivo subito a chiedere soldi. Ci sono tantissime vittime al giorno d'oggi che vivono una condizione di solitudine abbandonica pure enorme e si fidano purtroppo di questi soggetti che non hanno neanche mai visto in faccia, perché poi mandano sempre foto statiche, pochi video, proprio perché devono cercare di reperire queste informazioni. E allora che cosa accade? Accade che questo è un fenomeno che va a colpire tutti. Abbiamo avuto vittime magistrati, abbiamo avuto vittime medici, imprenditori, vittime di ogni classe e ceto sociale. Questa dimostrazione che con la solitudine, che con le proprie, diciamo, manifestazioni che io considero sempre purtroppo come abbandoni del nostro io, ci mette a dura prova, ci mette pure anche nelle condizioni di fidarci di chiunque si possa mostrare come una persona con noi molto brava, ci dà magari quelle attenzioni che non abbiamo mai ricevuto, lettere d'amore, messaggi molto che aiutano a comprendere il nostro mondo, io ti posso capire, un po' come funziona anche nel mondo della pedofilia cibernetica, no? Cercare di adescare le vittime creando empatia. Voi sapete tutti che con le neuroscienze hanno dimostrato come si possono attivare i neuroni a specchio e quindi possiamo benissimo medesimarci nell'altro senza neanche conoscerlo. Quindi romantic scam, o meglio considerato come i truffatori romantici, è un fenomeno oggi molto importante. Io faccio sempre questa, diciamo,
riflessione finale. Abbiamo poi l'intenzione realmente di conoscere qualcuno, studiamo a fondo soprattutto le amicizie in comuni che abbiamo e documentiamoci con queste persone. Senti, ma tu lo conosci personalmente? Perché queste persone cosa fanno? Chiedono l'amicizia anche ai nostri amici, perché è chiaro, ormai il crimine si è evoluto. Non è più la classica foto di quella porno star, quella bellissima gnocco, bellissimo gnocco, anche per le donne qui presenti in sala, dici io a questo lo accetto. Ormai no, ormai ci siamo resi conto che si è evoluto il crimine è diventato proprio neanche 2.0, 3.0, e quindi dobbiamo cercare le amicizie in comune, chiedere, domandare, ovviamente per ovvie ragioni, quando ci chiedono richieste di denaro e così via. Cerchiamo subito di evitare anche quell'unico euro a sfondo umanitario, ti dicono pure a sfondo umanitario, e soprattutto una cosa, prendete l'immagine e mettetela su Google Search Foto, se l'immagine corrisponde ad altri soggetti è un profilo del tutto falso. Io vi ringrazio, spero di avervi dato la parte, e ringrazio ancora il professor Fontana per la bellissima iniziativa, perché sono eventi secondo me importantissimi, cioè questa è cultura anche della legalità, se vogliamo, sotto tanti punti di vista. L'avvocato e l'amico Vecchio, il professor Sinagra e tutti coloro che hanno organizzato in modo eccellente questa bellissima iniziativa. Grazie ancora. Grazie a te. Io direi di proseguire l'ultimo intervento d'aula con il professore Sinagra, e poi a quel punto ci sarà un piccolo rinfresco, nella speranza che noi riusciamo ad avere il collegamento remoto con l'Università di Benevento e con il collega. Professore Sinagra, do a questo punto... Mi siedo qua perché almeno posso mettere le gambe sotto. Per me il professore Sinagra, ripeto, è stato il mio maestro, lo sarà sempre, e oltre che un amico, un riferimento costante, uomo libero, critico, capace di esporre, ma ora lo sentirete, io lo conosco da anni, parecchi anni or sono, e vi dico, le sue posizioni sono posizioni che sicuramente capaci di avere una loro scientificità accademica, ma do la parola direttamente al professore Sinagra. Mi verrebbe da dire, come diceva il non compianto ex presidente napoletano, e con viva e vibrante soddisfazione che mi trovo qua. In realtà è così, ed è questo motivo per cui ringrazio molto il collega Tramontana di questa opportunità che mi ha dato. Non soltanto per dirvi poche cose, ma soprattutto l'opportunità di ritornare nella mia città. Io sono nato a Palermo, a Catania, ho sempre vissuto a Palermo, per cui rimanendo un po' in tema con le cose che sono state dette, bene, sto facendo come un assassino che torna sul luogo del delitto. Collega Tramontana ha detto prima, mi ha chiamato maestro. Io chiedo alla professor Sinagra, mi dicono se è possibile avvicinare qualche testo almeno dietro. No, questo è il mio problema esistenziale, sono presbite. Allora, se la avvicino troppo, io ne vedo due. E questo mi provoca un po' di disagio mentale, no? Diciamo, il collega Tramontana ha voluto dire cortesemente che sono maestro. Io non sono maestro a nessuno, in nessun senso, anzi dico sempre, ma lo dico con convinzione, che questi incontri sono utili soprattutto per chi poi è chiamato a parlare, perché ha la possibilità di ascoltare chi lo ha preceduto, parlo del collega Vecchio, il collega Genovese, del procuratore della Repubblica Longo, Vienna, ed è un'occasione anche per imparare qualcosa, non lo dico per falsa modestia, anche quando poi c'è la possibilità di raccogliere qualche richiesta di chiarimento da parte dell'uditorio, come si dice, no?
dovendo fare, come mi è stato chiesto, una relazione conclusiva, riassuntiva, devo dire che è estremamente difficile farlo, perché sono stati affrontati problemi estremamente interessanti, ma difficilmente riconducibili esclusivamente in un contesto, in una prospettiva giuridica, a parte naturalmente quello che ha detto il dottor Longo, che ha svolto una relazione tecnica e compiuta di questo, che mi piace molto. Io quello che vorrei aggiungere, ma non è una relazione conclusiva, sono delle mie riflessioni che vi prego di accogliere con benevolenza, in ragione della mia età soltanto, se non fate questo piacere, non mi ho visto. Vedete, ho registrato come il diritto non sia sempre un criterio regolatore a tempo utile dei fatti sociali, come anche, devo ripetere, una mia convinzione, ma poi non è in realtà non è niente di personale, è un dato di un'esperienza che volesse essere più attenta. Cosa intendo dire? Non è il diritto che governa la politica o l'economia, è esattamente il contrario. E tutti questi problemi, secondo me, andrebbero collocati in questa prospettiva, sia per quello che riguarda una loro disciplina compiuta oppure un principio di regolamentazione. L'equivoco questo che storicamente, nella retrospettiva dottrinaria storica, nasce da una deformazione del principio romano. Intendo dire, se io vi chiedessi, vi dicessi ubi societas, voi come rispondereste? Ed è sbagliato, perché no, ma non è colpa sua, è perché il brocardo romano dice ubi societas ibi autoritas, lo ius è dopo, no? Cosa intendevano dire? Che il corpo sociale esprime un'autorità, sia che sia costruito istituzionalmente in modo organico, sia che non lo sia. Se noi dovessimo oggi trovare a prendere una decisione, no? Qualche sia andare a fare una passeggiata, pigliare un gelato e discutere di questa alternativa, alla fine noi prenderemmo una decisione che non è condivisa da tutti, ma è avvertita da tutti come la decisione presa, no? E allora bisogna mettersi in questa prospettiva per capire come oggi, viceversa, quella che fu una erronea trascrizione dei glossatori, oppure una sedimentata annotazione della pandettistica, oggi è diventato uno strumento di lotta, no, di lotta politica, uno strumento vessatorio di gestione della società e delle nostre vite, perché si impone la regola giuridica, ma non ci si pone il problema di vedere se quella regola è l'espressione di quell'autorità che è manifestazione di quel corpo sociale. Per cui alla fine della canzone succede che il diritto, se non diventa un atto di violenza, diventa un pretesto e diventa una regola preordinata di organizzazione della vita sociale, ma decisa da chi? Non dal corpo sociale, certamente. Lasciamo da parte l'idea che il diritto possa tramutarsi in violenza, neanche così. Il diritto certamente viene usato come un pretesto. È il pretesto rappresentato dalla difesa, dalla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.
non sto dicendo cose provocatorie, sto dicendo cose pacate. Neanche mi occorre scomodare Giuseppe Piattodon per ricordare a tutti che chi vi dice umanità vi sta ingannando. Perché parlare di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, sganciandole da ogni connessione e da ogni caratterizzazione di differenti corpi sociali, che sono differenti per storia, per cultura, per tradizioni, per lingua, per religione, per sentimenti, per organizzazione della struttura sociale di riferimento, significa compiere un atto di violenza. Se si parla di universalità dei diritti e delle libertà fondamentali, è un atto di violenza. Se volessimo davvero individuare dei diritti universali, ma arriveremo a dirne due o tre: il diritto alla vita, il divieto di tortura, di trattamenti umanamente degradanti, non saprei cos'altro, ma oggi siamo arrivati ad una elencazione di diritti e libertà fondamentali in continuo aumento. E tutto questo sembra che possa essere scritto con la forma di buonismo, invece no, è la conseguenza di una decisione che non è il riflesso della volontà del corpo sociale, perché è un'organizzazione che di sovrastruttura rispetto a quello che noi intendiamo come Stato e che qualifica questo qua come Stato liberale. E lo Stato liberale dei diritti e di libertà fondamentali, ma ve ne dà quante ne volete, ma per una ragione elementare, perché non costano niente, non incidono sul bilancio dello Stato. Un'altra diversa concezione dello Stato, questo non l'ammette, io adesso vorrei fare un riferimento a quello che con tanta chiarezza ha detto il dottor Longo, si è soffermato molto sulla discriminazione, no? Sulle diseguaglianze. Ma noi pensiamo veramente di colmare le diseguaglianze o di prevenire le discriminazioni, giuste, sono sempre giuste, con le convenzioni del Consiglio d'Europa e con i protocolli aggiuntivi, oppure con la Convenzione di Roma del 4 novembre 1950. Non sto criticando quello che lei ha detto, perché quello che lei ha detto è assolutamente corretto, è normativamente preciso, è stato assolutamente chiaro. Con questa Convenzione di Roma, questa Corte di Strasburgo, che applica la Convenzione di Roma del 50, che è diventata essa un monumento di discriminazione nella gestione della delicata funzione di applicare la Convenzione di Roma del 50 e quindi di tutelare quei diritti che la Convenzione riconosce. Perché quando un organo che pretende di essere giudiziario non segue l'ordine cronologico nella trattazione degli affari, ma se li sceglie in ragione di quel risultato pubblicitario che possa giovare alla Corte, e allora è Berlusconi, cognome della mamma, la fecondazione assistita, gli omosessuali, i diritti degli omosessuali e così via. Ma solo per, come devo dire, esaltare se stessa come chi con il clamore di cucine sale alla ribalta, quella non è giustizia, quella è mistificazione, perché i diritti e le libertà fondamentali, che includono anche il diritto a non essere discriminati, sono quelli che noi battiamo ogni giorno, nella quotidianità, nelle piccole cose. La Corte di Strasburgo ha fallito, totalmente, e ha fallito anche nella, forse non per causa sua, ma quando 45 simpatiche persone si trovano a gestire centinaia e centinaia di ricorsi,
fanno di tutto per dichiararlo inammissibile, per le più stravaganti ragioni, per le più arbitrarie. Motivazione no, perché questi provvedimenti sono privi di motivazione. E parliamo della Corte che dovrebbe tutelare i diritti fondamentali della persona, no? Ma comunque lasciamo stare, la Corte di Strasburgo sta bene, io le auguro le cose più belle. Ma quando si parla di discriminazione o di violazione di un criterio di uguaglianza, se ragioniamo secondo la prospettiva dello Stato liberale e ci mettiamo a fare discorsi giuridici, si può fare, ma le discriminazioni rimangono. Le disuguaglianze ci sono, ma se arrivassimo a capire che prima dei diritti civili e politici ci sono i diritti sociali, i diritti economici, i diritti dei lavoratori, le ragioni del lavoro, no? Quel lavoro che rende uguali, che rende liberi, è quello che mi indigna, che questa bellissima indicazione di cos'è il lavoro fu posta all'ingresso di quel luogo che ancora fa vergogna, deve fare che vergogna all'umanità. Parlo di Auschwitz. Il lavoro comunque rende liberi, il lavoro è dignità, il lavoro dà, assieme agli altri diritti sociali ed economici, dà contenuto, è il presupposto di quei diritti civili e politici. Ma io ho un giovane che non trova lavoro, o ho un disperato che ha fame, ho un disoccupato, ma io cosa gli dico? Che ha diritto di voto, che ha libertà di associazione, che può scegliersi il culto e che non sarà disturbato nella relativa pratica. Queste sono le diseguaglianze, le discriminazioni. Poi un'altra considerazione sull'uso distorto che si fa del diritto. E io pongo una domanda, ma veramente noi pensiamo che in un paese come l'Italia, come altri paesi del continente europeo, ci siano attitudini razziste? Certamente non abbiamo titolo storico per parlare. Il nostro è un paese che ha avuto l'infamia delle leggi razziali, però possiamo anche dire che quelle leggi razziali non furono mai di persecuzione, ma furono di discriminazione, una cosa gravissima. Possiamo anche dire che non furono sostanzialmente applicate. Possiamo ricordare quello che dice, perché ancora invito, il professore Leone Poliakov, insegna all'Università di Tel Aviv, nel quale scrisse un bel libro intitolato Lo scudo protettore, e lui raccontava dell'Italia fascista durante la guerra, che quando arrivavano le nostre forze armate nei territori che andavamo ad occupare, per gli ebrei calava uno scudo protettore. Se la Kamenachem, non occorre che vi dica di religione ebraica, scrisse un bel libro, Un debito di riconoscenza, pubblicato dallo Stato Maggiore dell'Esercito in italiano. Lui era un ebreo che poi si trasferì in Israele. Oppure magari la lettura del requisitorio del procuratore generale innanzi al tribunale di Tel Aviv, che giudicò e condannò a morte giustamente Adolfo Eichmann. E nel corso della sua requisitoria il procuratore generale ringraziò pubblicamente i comandi militari e civili fascisti per la protezione data agli ebrei in Italia e fuori dall'Italia. Allora, non abbiamo comunque un titolo per parlare, perché ci porteremo sempre dietro questa infamia delle leggi razziali. Ma al di là di questo, è passato anche tempo, no? Ma davvero c'è in Italia un problema di razzista? Potrei dire che questo problema, magari della discriminazione razziale, visto che ho evocato le leggi razziali,
rimasero nei democraticissimi Stati Uniti d'America fino al 1964 con le leggi di discriminazione razziale. E ancora ci ricordiamo di quando gli agenti federali dovevano accompagnare, scortandola a scuola, una bimba nera, perché sennò diversamente non poteva andare a scuola. E quando si presentò il primo giorno con gli agenti federali, la buona borghesia, non so quale stato era del sud, non mandò a scuola i propri figli bianchi. Ma francamente, al di là di questo, davvero mi domando, da noi c'è un problema di odio razziale, di antisemitismo? Cosa voglio dire con questo? Che probabilmente introdurre queste convenzioni internazionali, introdurre queste leggi, che non contesto per carità, sono sempre una garanzia, una tutela, anche se per cui non c'è razzismo, sono un modo per come devo dire, indurre un determinato modo di pensare, no? Fare una sorta di condizionamento mentale delle persone, perché da questo poi ci sono altri effetti conseguenziali ad una posizione che si pretende senza motivo, senza necessità di garantire con la legge, e cioè di non avere attitudini di discriminazione razziale. Ma poi c'è che cosa? Che se poi noi andiamo a ben guardare, mi rivolgo ancora il dottor Longo come rappresentante in questo momento della magistratura, ma lo faccio anche di me stesso, perché anche io ho fatto il suo mestiere in anni lontani, e che diciamo la magistratura non aiuta a diciamo, prevenire, combattere eventuali pulsioni razziste, e perché quando vediamo che un bianco schematizza, uccide un nero, allora c'è l'aggravante razziale. Ma se un nero uccide un bianco, non c'è più l'aggravante razziale. Allora cosa facciamo? Il razzismo alla rovescia? E poi se c'è una razza nera, mi sta bene tutto, non discrimino, non faccio disuguaglianze. Ma allora c'è una razza bianca, ma posso chiedere di non essere discriminato io, anche a livello giurisdizionale? Oppure che si giustifichi un nero che spacciava droga perché era l'unica fonte di reddito, e se invece la stupefacente lo spaccia un bianco, questo ragionamento non vale più. Cioè, quindi insomma, bisognerebbe riconsiderare un po' tutto. Questi incontri sono utili, ma inevitabilmente poi ognuno si concentra su un aspetto, su una sua prospettiva, che può essere tecnico-giuridica, che può essere del tipo che ci ha rappresentato il collega Vecchio, il collega Genovese, ma forse si perde di vista l'insieme del problema. E in questo insieme del problema, per dire come il diritto diventa un pretesto, è uno strumento di condizionamento. A me non mi piace criticare i provvedimenti giudiziari, però insomma forse bisogna pure che le cose si dicano e si abbiano meno imbarazzi. Ma dinanzi a quell'ordinanza di quella giovane fanciulla Gip di Agrigento, ma io posso dire che rimango quantomeno perplesso, perché se quello non significa fare discriminazione con lo strumento giudiziario, ma ditemi voi qual è una discriminazione più pervasiva. Se i provvedimenti giudiziari non si discutono, no, questa è ipocrisia, io li discuto quando sono socialmente pericolosi e sono manifestamente strampalati. Perché questa GIP che non capisce neanche cosa dice l'articolo 10 della Costituzione, o va radiata per incapacità totale, o va radiata perché sta facendo mistificazione giudiziaria. Perché se uno studente universitario mi fosse venuto, uso il passato perché sono felicemente in pensione,
e ho avuto due gioie nella mia vita, poter lasciare la magistratura e poi poter lasciare l'università. E mi venisse a dire quello che ha scritto la GIP di Agrigento a proposito dell'articolo 10 della Costituzione, verrebbe bocciato senza pietà. Cioè, questo provvedimento intende l'articolo 10 della Costituzione come riferito alle norme pattizie e quindi il riconoscimento automatico nell'ordinamento. Si riferisce solo alle norme consuetudinarie. Ma per chi non si applica molto a queste cabale giuridiche, cerco di spiegarlo meglio. Ma se fosse vero cosa dice la fanciulla in Argentina, ma mi spiegate perché il Parlamento si attarda ad approvare una legge di autorizzazione al Capo dello Stato per la ratifica dei trattati e poi il Capo dello Stato si deve pigliare il fastidio di firmare pure lo strumento di ratifica? Ma qualcuno, questa ragazza, la dirigente, glielo vuole spiegare, glielo può spiegare? Oppure è un gioco delle parti? Ma, ripeto, lo strumento giuridico come può essere falsato? Noi abbiamo un problema di invasione di clandestini, perché si chiamano così, persone che non hanno documenti di identificazione, di cui non sono note le generalità, che non hanno titolo di ingresso sul territorio dello Stato. Io li chiamo clandestini, anche se c'è stata una sentenza di un suo collega, se non ricordo, giudice, non pubblico, non so di quale sede, il quale ha condannato un tale, credo fosse diffamazione, che aveva usato la parola clandestino. Allora mi domando, ma allora non si sta usando il diritto come pretesto per creare tensione sociale, per creare contrapposizione, per volgere in questo modo a quella ideale di democrazia che lei ha evocato? Ma questa non è democrazia, questa è violenza. Ma viviamo questo momento, no? Allora tutti quanti si attardano a discutere sul piano giuridico, vedete la mistificazione, capite poi perché quando io dico che normalmente, non tutti, i giuristi sono elementi socialmente pericolosi, allora si discute approfonditamente con grandi dibattiti cosa dice la Convenzione di Montego Bay sul diritto penale dell'82, l'articolo 19,1 e 2 della Convenzione di Londra, mi pare, sulla sicurezza in mare, la Convenzione e l'altra sulla sicurezza marittima, quali sono i limiti di intervento dell'autorità di polizia dello Stato della Costa, la nave della Guardia di Finanza è nave da guerra o è nave da pace, cioè idiozie di discorsi completamente fuori dalla realtà. Quindi il problema va affrontato accertando quali sono i fatti. Se c'è un'azione coordinata, preordinata, voluta di traffico di esseri umani, tutto il resto è mistificazione. Allora, prima si accertano i fatti e poi dopo ci mettiamo a fare i discorsi giuridici, perché se io vi dico che appunto l'articolo 19,2 della Convenzione di Montego Bay dice che il transito di navi altre nelle acque territoriali dello Stato non è più traffico non offensivo, ma il passaggio offensivo, quando si rivolge all'immigrazione clandestina, che senso ha che ve lo dica? Se prima non andiamo ad accertare il fatto se è immigrazione clandestina o non è immigrazione clandestina, oppure stiamo allo stadio a fare il tifo, chi per la fanciulla del Agrigento, chi contro, come me, la fanciulla del Agrigento. Cioè, un discorso che non porta a nulla. Poi l'ultima, sto annoiando, ora finisco, l'ultima breve riflessione riguarda le false notizie, no? Che un po' se ne doveva parlare. Come? Delle fake news. Fake news, sì. Io ho detto false notizie, si può? No, è anche meglio che questo. No, perché secondo me una delle conseguenze... Ormai anche l'italiano sta scomparendo. Come abbiamo, uno dicevo, l'interrotto prima, mi scuso molto, ma questo uso di espressioni inglesi, oltre una grave attitudine, fatemelo dire, provincialistica, e anche l'effetto, una delle tante conseguenze
della sconfitta militare italiana nella seconda guerra mondiale. Però siamo stati molto più bravi di tanti altri stati che hanno pure perso la guerra, la Germania, il Giappone. Gli altri stati hanno perso la guerra e noi viceversa abbiamo perso la guerra e abbiamo perso anche la pace. E non è facile perdere tutte e due le cose, noi ci siamo riusciti, no? Poi devo dire che gli ultimi eventi che si sono verificati nel 2011, mi pare, hanno mostrato una evoluzione dell'Italia nella sua proiezione di politica estera in tempo di guerra. Cioè, normalmente noi sappiamo che l'Italia in tempo di guerra cosa fa? Non entra in guerra subito, fateci caso. Nel 15-18 la guerra era cominciata nel 14. Nel 40, 43, 43, 45, 40, 45, ma fate un po' come vi pare a voi, la guerra era cominciata nel 39, qual è il motivo? In Italia prima cerca di capire come si mettono le cose. Qualche cosa gli dice bene nel 15-18 è andata bene. Nel 40, 43, 40, 45 la cosa è andata male. Allora interviene quella che è la caratteristica della proiezione estera dell'Italia in tempo di guerra, si tradisce. No? Nel 2011 però l'Italia ha superato, cioè ha migliorato se stessa, perché partecipando all'aggressione alla Libia l'Italia è stata capace di fare la guerra contro se stessa. Non era mai successo, beh, ci siamo riusciti, siamo andati a fare la guerra al nostro migliore alleato che non ci aveva mai creato problemi con le perforazioni dell'ENI, che ci aveva pure avvertito: state attenti quando vengo a visitare Roma, che se non ci sarò più io, subirete l'invasione africana. Non solo, anche il contesto incontrollato. Ma, proprio. Comunque, a proposito delle false notizie, no? Certo che i poteri costituiti, poteri forti, poteri occulti, quello dei poteri, no? Dinanzi alla pervasività del web, sono terrorizzati, no? Ma io però vi domando, a ognuno di lei che si occupa specificamente di queste cabale telematiche, ma qual è il problema? Ma se io metto in rete, in giro, una notizia non vera, qual è il problema? Qual è? Il collega Genovese ha i capelli biondi, non è vero. Che è successo? Non è successo niente. Salvo che la notizia non costituisca diffamazione, che non determini procurato allarme, che non mini la sicurezza dello Stato, no? E ma mi pare che c'è il codice penale o no? Che punisce la diffamazione, procurato allarme, l'attentato alla sicurezza dello Stato e quant'altro. Allora, ripeto, qual è il problema? Se non quello di soffocare il dissenso. Perché la fake news, la notizia non vera, non provoca nessuna conseguenza negativa. È lo strumento per controllare il dissenso. E noi stiamo dietro a parlare di queste cose e ci attardiamo in dottissime disquisizioni politiche, come ha fatto il collega Vecchio. Il problema sono a monte, il problema è politico. E se non si recuperano, forse quello che mi ha detto prima, il senso della solidarietà sociale, della coesione, della reciprocità nel soccorso, nell'attenzione verso chi è più debole di noi e dargli aiuto, e nella redenzione dei miseri, non arriveremo a capo di niente. Se non recupereremo il senso, l'ha detto il professore Tremontani, il senso profondo della famiglia, degli importanti, non occorreva lo dicesse il Papa, lo sapevamo già da prima, che il nucleo è essenziale della società. E se noi recuperassimo tante cose, proviamo a immaginare quanti dei problemi che lei ha evocato non ci sarebbero, o sarebbero di minore impatto, meno allarmanti, più governabili, no? Ma ormai queste sono le conseguenze anche, non soltanto di una scelta liberista che inganna, no? Una scelta liberista in termini propriamente politici, una scelta liberista
sul piano economico che provoca sofferenza sociale, che provoca disoccupazione, che provoca un debito pubblico che non esiste, e pur non esistendo, se ne chiede il pagamento degli interessi, non sarà mai possibile pagarlo. E noi ci accorgiamo viceversa a parlare di cose che sono successive, che non dovrebbero esserci, se recuperassimo il senso di tante cose, il senso soprattutto della solidarietà. Il senso, lei è evocato, dottor Longo, non è che lo voglio coinvolgere nella mia recuperazione, ma lei ha fatto una relazione molto completa, molto puntuale, e ha evocato certamente la democrazia. Ma vede, quando della democrazia io leggo che essa è ricompresa negli scopi dell'alleanza militare NATO, dove è stato modificato il trattato inserendovi la difesa dei diritti umani e la difesa della democrazia. Il trattato NATO è stato modificato con una decisione del Comitato dei rappresentanti permanenti, cioè a livello ministeriale. Io sono fatto all'antica, ero rimasto ancora che i trattati internazionali vengono ratificati e vengono modificati previa legge del Parlamento di autorizzazione alla ratifica, o del trattato o della modifica. Il Parlamento italiano, come degli altri stati membri di questa alleanza terroristica, perché sono dei terroristi, non ne sanno niente, neanche ne vogliono sapere niente. Noi parliamo di democrazia, ma poi di quale democrazia parliamo? Della democrazia dello Stato parlamentare tradizionale, della democrazia rappresentativa. Noi viviamo il regime di democrazia rappresentativa. Io mi faccio una domanda, la facevo sempre ai miei studenti. Se c'è qualcuno presente in questa sala, in questo momento, che si sente rappresentato dal Parlamento italiano a Roma, fa la cortesia di alzare la mano, di dirmelo, se c'è. Allora, se non c'è nessuno che si sente rappresentato, posso dire che c'è un problema della rappresentanza democratica e che magari esiste un problema di ricercare nuovi metodi della organizzazione democratica dello Stato, che potrebbe essere la democrazia partecipativa. Ma lì intervengono i giuristi e mi dicono che il Trattato di Lisbona del 2007, il TFU, dice che il trattato ne parla, infatti il trattato ne parla, questo vuol dire poi certe cose dell'Unione Europea, e si legge, non ricordo l'articolo, che l'Unione si ispira ai principi della democrazia rappresentativa e ai principi della democrazia partecipativa. Ora, questa va, chiedo scusa al signore, grandissima minchiata. Perché sono due cose completamente diverse, la democrazia rappresentativa è una cosa, la democrazia partecipativa è un'altra. E poi aggiunge che per quanto riguarda la democrazia partecipativa sicuramente l'Unione si dà da fare per organizzarla stando il più vicina possibile ai cittadini. E c'è non solo essere vicina fisicamente, viene qualcuno, cioè quindi siamo a Maometto alla montagna, oppure attraverso il dialogo con le parti sociali. Ma che stiamo al bar? Cioè si dialoga. La democrazia partecipativa significa la partecipazione delle categorie del lavoro e della produzione ai processi decisionali. Non si discute, si decide. Allora però, vedete, il discorso è scivoloso, perché quando uno dice queste cose l'accusa è inevitabile e dice, ma allora tu sei un corporativista, e ancora ci sta bene. L'anatema successivo è fascista, che ormai è diventato l'equivalente di cornuto. Segnalo la cosa qui in Sicilia perché l'aggettivazione, insomma, è più sentita che in altre latitudini, per dire qual è la gravità del significato che si dà
e si dà la parola. In questo modo non si arriverà mai a capo di nulla. Se non si arriverà a cercare di mettersi ognuno su una posizione più elevata rispetto all'altro, ma per ascoltarne meglio le ragioni, non per sopraffare, se non ci sarà disponibilità all'ascolto e a dar ragione al proprio interlocutore quando l'interlocutore ha ragione, non arriveremo a capo di niente, continueremo a discutere di diritto, continueremo a discutere di stalking, di fake news, ma non avremo migliorato questo paese. Questo paese va difeso anche in questo modo. Va difeso cercando di capire che i tempi dei guelfi e degli ghibellini devono finire, che dobbiamo porre termine ad una guerra civile che ancora continua in Italia, non più con le armi per fortuna, ma con armi peggiori di quelle tradizionali, l'arma della discriminazione, l'arma dell'emarginazione. Voi avete intuito quali possono essere le mie idealità politiche, no? Posso dire che ad emarginazione e a discriminazione, qualche cosa ne so personalmente, ma erano atti di violenza, erano solo atti di violenza. Altrove la logica della guerra civile l'hanno superata, penso alla Spagna, ha avuto una guerra civile feroce, sanguinosa, perché da noi, e da noi no, continua ancora una guerra civile, ma per contrapposizioni ideali, assolutamente no, è un pretesto, è solo un pretesto. L'antifascismo non è una aspirazione ad una idealità, potrebbe essere, non secondo me, ma chi lo evoca usa violenza, quella stessa violenza per la quale alcuni comuni di questa sventurata Repubblica richiedono per la concessione di utilizzo temporaneo, fare una raccolta di firme, una piccola manifestazione, una sottoscrizione di abiura al fascismo, ai principi del fascismo, al nazismo, di tutto c'è. Lei evocava prima la giurisprudenza della Corte di Strasburgo. È giurisprudenza ripetitiva e consolidata dalla Corte di Strasburgo che ciascuno deve essere libero di manifestare le idee che vuole, anche se sono idee che si pongono in contrasto con l'assetto politico e ordinamentale dello Stato, che non significa violazione dell'articolo 14. L'articolo 14, come lei giustamente ha ricordato, concerne l'abuso dei diritti per minare il sistema della Convenzione e della Corte. Queste sentenze di cui parlo io, che riguardano l'articolo 10, riconoscono il diritto a manifestare idee anche contrarie all'assetto politico dello Stato. Ebbene, se uno deve sottoscrivere, vedete il cortocircuito mentale cui arrivano certi soggetti che non vogliono assolutamente fare alcuno sforzo mentale, lasciamo stare l'onestà intellettuale, un'altra cosa. Allora, se uno dovesse abiurare ai principi rappresentati dal mai sufficientemente deprecato ventennio, dovrebbe rinunciare al principio della sovranità popolare, dovrebbe rinunciare al principio della centralità del lavoro, del superamento della lotta di classe, della difesa dei lavoratori, della funzione sociale della proprietà privata, della funzione sociale dell'impresa, della difesa del risparmio, della promozione del risparmio. E non sto facendo apologia del fascismo, sto ricordando qualche articolo della vigente Costituzione della Repubblica Italiana. Io so di aver divagato, ma è una tentazione alla quale non posso sfuggire quando mi trovo a parlare con persone intelligenti. Di loro
l'ho constatato perché l'ho ascoltato. Del professore Tramontana, che ci conosciamo da tanti anni, lo sapevo. Del procuratore Lowe, l'ho ascoltato. E di voi lo posso dire perché vedo la serenità del vostro riguardo. E la limpidezza del vostro volto. E allora mi faccio pigliare la mano. Anche perché sapete, poi interviene considerazioni inevitabili che sono l'effetto dell'età. La traiettoria della mia vita volge al termine, nella sua fase discendente. Non ne ho paura, ho costato. E allora vorrei che qualcuno, pigliandosi carico, attraverso quel poco di attenzione che io chiedo, a queste cose, a queste idee, facesse in modo magari in qualche maniera di farmi sopravvivere. E con questo ho finito. Ringrazio il professore Sinagra per questo suo intervento. Vi avevo detto, riconosco il professore Sinagra, che ci avrebbe a me ho gli occhi rossi perché sentirlo dire dopo tanti anni che la sua vita volge a conclusione mi emoziona, mi dà la mia amicizia con lui veramente ormai è devo dire consolidata. Vorrei godere ancora della tua amicizia. Vi do i numeri. A questo punto do ai colleghi la possibilità di fare qualche domanda. Basta che non chiedete soldi. E a questo punto, se volete, io direi che ci possiamo accomodare nel terrazzo. Ma vabbè, anche tempo se c'è qualcuno che qualcuno vuole fare, intervenire. Non mordiamo, Io credo che ognuno di voi avrà qualcosa da voler chiedere o magari qualcosa. Magari che va dentro. Vabbè, quasi non si dice non parlare molto. Se mi posso permettere. E che dopo aver sentito la tua autorevolezza tutti sono più silenziosi. Ma il professore è disponibile al dibattito, io lo conosco bene e quindi non teme contraddizioni, nel senso sa difendere le sue posizioni che in maniera anche accademica è sicuramente un uomo colto che conosce la storia non solo delle fonti ma anche la storia della nostra patria. Qualcuno quindi? Facciamo questo piccolo intervallo e dopo magari tentiamo di fare questi due interventi remoti, poi vediamo se qualcuno vuole porre qualche riflessione. Grazie.